buongiorno e che il Signore ancora ci possa benedire in questa domenica del 20 dicembre, giorno in cui vogliamo lodare Dio, vogliamo ringraziarlo per le benedizioni che ci ha dato in questa settimana, per tutto ciò che ci ha donato immeritatamente, solo e esclusivamente per la sua infinita grazia. Resi invincibili dallo Spirito. E leggo dal Vangelo di Matteo al capitolo 11, versetto 29. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il Signore corregge colui che gli ama. Quanto sono meschine tante volte le nostre lamentele. Il Signore ci conduce in quelle condizioni di vita in cui possiamo avere comunione con Lui. Ma noi tante volte brontoliamo, tante volte siamo scontenti e affermiamo: oh Signore, lasciami essere come l'altra gente. Quello che Gesù ci chiede invece è di prendere l'altra estremità del suo giogo. Abbiamo letto che il suo giogo è leggero. E allora il Signore ti sta dicendo: cammina accanto a me e lo tireremo insieme. Sei unito a Gesù in questo modo? Allora lo ringrazierai per la precisione esercitata dalla sua mano. Egli dona forza e vigore a colui che è senza forza. Dio viene a tirarci fuori dai nostri sentimentalismi. E allora, sapete, il lamento si tramuta in un canto di lode, in un canto di gioia. L'unico modo per sperimentare la forza di Dio è solo una, quella di prendere il giogo di Gesù su di noi e imparare da Lui. Il gaudio dell'Eterno è la vostra forza, la gioia del Signore deve essere la nostra forza. Allora, dove attingono la forza coloro i quali hanno riposto la propria fede in Dio? Se non conoscessimo, saremmo tentati di dire: ma quelli non hanno pesi da portare. Ma togliamo per un attimo il velo dai nostri occhi. Il fatto che la pace, la luce, la gioia di Dio sono dentro di noi è la prova che c'è anche la prova, che c'è anche il fardello, che c'è anche la sofferenza. Il peso messo da Dio tante volte schiaccia i grappoli d'uva e da essi viene fuori il vino. Ma la maggior parte di noi vede solo il vino. Non vede il sacrificio, la sofferenza tante volte che c'è dietro. Nessuna potenza della terra o dell'inferno può vincere lo spirito di Dio nello spirito umano. Essi formano nell'io un'unità invincibile. Se vi è in te questa tendenza a lamentarti, a farlo in continuazione, scacciala via senza pietà. Essere deboli, pur avendo a disposizione la forza di Dio, è un vero crimine. Allora deponiamo la nostra fede in Lui, ricordiamo quello che Lui può fare e impariamo da Lui, perché la promessa che Lui ci ha fatto è che darà riposo alle nostre anime. Che il Signore ti possa benedire. Amen.